A parte il fatto che quando abbiamo cominciato a fare musica, non si sfiorava neanche per la mente l'idea che con la musica classica si potesse raggiungere la popolarità. Io penso che nessun musicista di valore sia diventato tale per la ricerca della popolarità. La realtà è che il segreto della comunicazione con il nostro prossimo è l'abbandonare l'idea che la musica sia fatta soltanto di semicrome, di pause, di intonazione. Cose che naturalmente sono preliminari a qualsiasi studio, per riuscire a ricercare sempre l'uomo come valore vitale a distanza di epoche. E quindi per questo abbiamo voluto sondare il segreto di questi musicisti del Settecento, la ragione per cui essi facevano la musica per le migliaia di persone continuamente, la musica per tutti. E a un certo punto mi è venuta in mente la frase di uno dei miei professori di storia delle dottrine politiche all'università, il quale diceva che la filosofia antica era grande perché si faceva nelle piazze e che avremo ancora una grande filosofia quando si farà nelle piazze. Questo si può dire ugualmente della musica. La musica era grande quando si faceva per tutti e sarà grande, è grande oggi se la facciamo per tutti. Thank you.